prefetto sospende Monti dalla carica di sindaco di Premosello all'interrogatorio di garanzia, l'imputato vuole rispondere alle domande. Andiamo avanti alla decisione dei consiglieri di maggioranza di Premosello dopo il terremoto giudiziario che ha investito il sindaco. Nei prossimi giorni della prossima settimana Piemonte posizionato in zona arancione, l'annuncio di Cirio che precisa però serve prudenza. Tutto il mondo piange Maradona che nel 2006 era stato ospite di Villa Crespi a Orta San Giulio, il ricordo di Cannavacciuolo. Variazioni di bilancio al centro del Consiglio Comunale di Gravellona che si è riunito in remoto. Bandi Fondazione Comunitaria VCO, seppure in un anno difficile, contributi per 300.000 euro per 34 progetti. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie. In apertura di giornale torniamo ad occuparci dell'arresto del sindaco di Premosello Giuseppe Monti. All'inizio della prossima settimana l'interrogatorio di garanzia. Monti vuole rispondere alle domande. Intanto la funzionaria indagata si dichiara estranea alle accuse. Il prefetto ha sospeso dalla carica di sindaco di Premosello Chiovenda Giuseppe Monti da ieri agli arresti domiciliari con l'accusa di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Si tratta di un atto dovuto in base a quanto previsto dalla legge Severino in caso di amministratori sottoposti agli arresti. Intanto non è ancora stato fissato l'interrogatorio di garanzia, che però si potrebbe tenere già lunedì o martedì. Secondo l'avvocato Marisa Zariani, difensore di Monti, il sindaco intende rispondere a tutte le domande e chiarire la propria posizione, ritenendo di essere totalmente estraneo alle accuse. L'indagine dei carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, coordinata dalla procuratrice Olimpia Bossi, era partita la scorsa primavera, riguarda la vicenda dei lavori all'interno della RSA per realizzare un nucleo per pazienti Covid e la proroga del contratto della società KCS di Bergamo che ne ha la gestione. L'accusa di falso riguarderebbe l'alterazione della datazione di alcuni documenti, mentre la turbativa d'asta relativa alla proroga del contratto con KCS senza l'indizione di una gara d'appalto. Indagata a piede libero anche la funzionaria responsabile dei servizi finanziari del comune. La difende l'avvocato Maria Grazia Medali, che commenta: la funzionaria ritiene che la giustizia farà il suo corso e che la vedrà totalmente estranea ai fatti. Ha sempre fatto il suo dovere secondo quanto previsto dalla legge. Dimostreremo che il suo comportamento è sempre stato corretto. Sono sicura che tutti potranno confermare che si tratta di una grande lavoratrice. La giustizia constaterà tutto questo. E intanto la maggioranza di Premosello Chiovenda dice si prosegue, quanto accaduto non intacca il percorso amministrativo. Torna ad esprimere la propria solidarietà a Monti e anche alla responsabile del settore finanze. Andiamo avanti, è la decisione dei consiglieri di maggioranza di Premosello Chiovenda. Il terremoto giudiziario che ha investito il sindaco Monti non intaccherà il percorso amministrativo del piccolo comune ossolano. Premosello Chiovenda è uno dei comuni che la prossima primavera sarà chiamato alle urne per il rinnovo dei vertici comunali. Monti, in tempi non sospetti, si era detto incerto su una sua ricandidatura, poi ci ha ripensato, ora chissà. Rossella Nini già da qualche giorno ha preso il timone del municipio, la vice sindaco lo ha fatto a inizio settimana dopo che Giuseppe Monti ha annunciato una pausa per motivi di salute. A Premosello sono queste ore frenetiche. La situazione non ci permette di avere contatti con il sindaco, ma sappiamo che non è intenzionato a dimettersi. Chiarirà tutto. Alla giustizia spetterà il compito di fare luce su questa vicenda. Siamo fiduciosi, dice Nini. Dopo lo sconcerto iniziale per l'arresto del sindaco, i consiglieri di maggioranza ieri pomeriggio si sono confrontati. Alla fine tutti sono stati concordi nel voler portare avanti il mandato amministrativo. Siamo solidali con il nostro sindaco, uomo preparato, amministratore da 20 anni, ha ricoperto diversi ruoli e ben conosce la macchina amministrativa. Siamo convinti abbia sempre operato per il bene del nostro comune, della collettività, si spinge ancora Rossella Nini. È toccato a lei avviare il confronto con il resto del gruppo consigliare in questo momento non facile. Nessuno nasconde le difficoltà, ma il lavoro fatto in questi anni di amministrazione è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo intenzione di portarlo a compimento. Vogliamo terminare quanto scritto nel nostro programma elettorale, conclude la vice sindaco. Rossella Nini con il gruppo consigliare ha poi voluto esprimere solidarietà alla dipendente comunale coinvolta nel caso giudiziario. La responsabile del settore finanze del comune è indagata a piede libero e regolarmente al lavoro. Siamo solidali con lei, persona da sempre apprezzata per l'impegno con cui porta avanti il suo compito, conclude Nini.
Cambiamo argomento, siamo agli ultimi aggiornamenti sul coronavirus. Ecco il bollettino regionale, il quadro locale. Nel VCO un nuovo decesso registrato, 75 positivi e 55 guariti. Nel Novarese i nuovi decessi registrati sono 8, 222 nuovi contagiati e 65 guariti. A livello regionale 2.751 positivi, il 42% asintomatici, con 22.400 tamponi processati. 72 decessi nelle ultime 24 ore e 2.194 guariti. Stabili ricoverati in terapia intensiva sono 403. Scendono di 103 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, in totale 4.992. Isolamento domiciliare per 73.000 persone. E sentiamo sempre parlare in questi mesi di tamponi, tamponi rapidi e test sierologici. Come si differenziano tra loro e in quali casi vanno utilizzati? Lo abbiamo chiesto al dottor Edoardo Quaranta, direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL VCO, nel corso dell'ultima puntata di Vivere in Salute, che sarà in onda anche domani, venerdì, alle 11 e alle 22. Il tampone molecolare è un tampone che va ad identificare l'RNA del virus, cioè la sostanza vitale che c'è all'interno del virus, che gli permette di replicarsi e che gli permette di vivere. Il tampone antigenico, o anche detto tampone rapido, invece va ad identificare una proteina, una sostanza che invece è sulla superficie del virus e che più facilmente si può andare ad identificare, si trova molto più facilmente. Il test sierologico invece ricerca degli anticorpi, mentre il tampone molecolare ci dà la certezza diagnostica e il tampone rapido antigenico ci può fornire un sospetto, quindi discrimina il soggetto che molto probabilmente è negativo da quello che probabilmente sarà positivo dopo un controllo molecolare. Il test sierologico, poiché identifica solo anticorpi, non può essere assolutamente un test di carattere diagnostico, è solo un test che ci permette di stabilire che una persona ha avuto un contatto con il virus. Non ci dice se questo contatto sia stato recente, se è stato molto in là nel tempo, non ci dice se abbia determinato malattia, non ci dice nulla. È un tracciante. Una notizia di servizio dall'ASL VCO: gli sportelli bancari del BPM, istituto tesoriere dell'ASL, presenti all'interno degli ospedali di Verbania e Domodossola, sono momentaneamente chiusi al pubblico. Le operazioni di pagamento ticket possono avvenire online attraverso il portale regionale salutepiemonte.it, accessibile senza credenziali. Ai punti gialli presenti in alcune strutture ASL, nelle sedi territoriali del BPM e agli sportelli prenotazione dell'ospedale Madonna del Popolo di Omegna. Abbiamo sentito i dati su contagi e ricoveri a livello locale e regionale, dati dei quali vi riferiamo ogni giorno. Alla luce di questi, la prossima settimana il Piemonte dovrebbe passare in zona arancione. Lo ha annunciato in un video Facebook il governatore Cirio, dopo l'incontro odierno con i presidenti delle province piemontesi, i prefetti e i sindaci dei comuni capoluogo. Un andamento positivo per quanto riguarda la linea del contagio nella nostra regione, positivo nel senso che si stanno riducendo sia il numero dei contagi, sia il numero dell'incidenza settimanale dei contagi di una settimana rispetto a quella precedente, ma si stanno anche riducendo quello che è l'altro dato molto importante, che è quello dell'occupazione dei posti letto. Ma la cosa più significativa di cui si è parlato è questo R con T, che è la capacità di un positivo di poter contagiare altre persone. Voi sapete che quando il Piemonte è stato messo in zona rossa l'R con T era 2,16, poi è sceso la settimana dopo a 1,99, quella successiva a 1,37.
Lo scorso venerdì eravamo a 1.1, ebbene domani il governo ci formalizzerà la pagella di questa settimana, che però come consuetudine mi viene anticipata nella notte e quindi mi è stata anticipata ieri in tarda sera, e vi posso dire che l'R-Cont della Regione Piemonte, calcolato sui valori inviati questa settimana, ci pone al di sotto dell'1. È il frutto di tanto lavoro, è frutto anche di tanti sacrifici che tutti quanti noi cittadini piemontesi abbiamo fatto, ma soprattutto delle prime misure di contenimento. E questi numeri sono numeri che ci dicono che il sacrificio è servito. Ma ve li voglio dire oggi chiedendovi prudenza, prudenza, prudenza. Domani, quando il Ministero formalizzerà questa pagella, poi il Ministro Speranza dovrà firmare un'ordinanza con la quale posizionerà il Piemonte nella zona arancione. Da rossi diventeremo arancioni. Quando? I primi giorni della prossima settimana. E diventando arancioni avremo delle misure di allentamento automatiche, che saranno quelle dell'apertura di tutti i negozi, che sarà quella dell'apertura di tutti i servizi alla persona, quindi non solo il parrucchiere ma anche l'estetista la prossima settimana potrà aprire. Potranno operare i mercati non solo più nella componente alimentare come accade oggi, ma nella sua componente globale, alimentare o non alimentare. E rispetto alle attività nella zona arancione, oltre a quanto già riferito dal governatore, precisiamo che bar e ristoranti restano aperti come ora solo per asporto dalle 5 alle 22 e con consegna a domicilio senza limiti orari. Nell'area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all'interno del proprio comune dalle 5 alle 22 senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Restano vietati 24 ore su 24 gli spostamenti verso altri comuni, ad eccezione dei già riferiti motivi ai quali si aggiungono lo studio o usufruire di servizi non disponibili nel proprio comune, ad esempio fare la spesa. Restano chiuse piscine, palestre, musei, così come gli altri luoghi di cultura. Tutto il mondo piange Diego Armando Maradona. Il Pibe d'Oro era stato a Orta San Giulio nel 2006, ospite dello chef Cannavacciuolo a Villa Crespi. In quell'occasione Vincenzo Amato lo aveva anche intervistato. Ecco le fotografie. Era giunto da Napoli ed era diretto in Germania in occasione dei mondiali di calcio. Cannavacciuolo, con un post su Instagram, ha voluto ricordare quella giornata. È stato un onore cucinare per te, scrive Cannavacciuolo. Resterai sempre nel mio cuore. E queste le immagini di allora. Riunione in remoto del Consiglio Comunale di Gravellona Toce, tra i punti all'ordine del giorno alcune variazioni di bilancio. Consiglio Comunale in video da remoto a Gravellona. Tra i punti all'ordine del giorno i più significativi erano quelli relativi ad alcune variazioni di bilancio. Grazie alla rinegoziazione dei mutui si potranno utilizzare 92.000 euro per gli interventi di somma urgenza del post-alluvione, per interventi sull'illuminazione pubblica ed anche per il progetto Connessione Ecologica di Fondazione Cariplo. L'altra variazione di bilancio di 44.000 euro, uguale a quella della scorsa primavera, consentirà di sostenere le famiglie in difficoltà economiche per l'emergenza coronavirus. Discusse anche le interpellanze presentate dalla minoranza ed inerenti le cupole vicino al centro commerciale Le Isole Ipercoop e la situazione sanitaria del VCO. Senza una riqualificazione complessiva di tutta quell'area, che sarà oggetto di interventi di privati, ha spiegato il sindaco Morandi, rispondendo ai consiglieri Geraci e Labriola, è del tutto inutile spendere soldi pubblici per la sistemazione delle cupole. Ci sono altre priorità in questo momento storico. I consiglieri Nocilla e Battaglia hanno invece evidenziato come forse la soluzione migliore per la sanità provinciale sia un potenziamento generale delle strutture esistenti, chiedendosi se valga ancora la pena parlare di ospedale unico. È partito l'iter parlamentare del disegno di legge a firma dei deputati democratici Enrico Borghi, che è anche il relatore, e Davide Gariglio, aventi ad oggetto la proroga della concessione dell'esercizio della tratta ferroviaria tra Domodossola e il confine, tratta italiana. La proposta consta di un solo articolo e riforma l'articolo 3 della legge 194 del 1998, che disponeva la proroga della durata della concessione ferroviaria
della linea Domolo-Carno fino al 31 agosto 2021, prevedendo un'ulteriore proroga fino al 31 agosto 2046. Ha spiegato Borghi in Commissione Trasporti: la costruzione e gestione di questa linea ferroviaria è disciplinata da una convenzione internazionale tra l'Italia e la Confederazione. Da un punto di vista dell'inquadramento normativo, peraltro, la rete ferroviaria in questione e i servizi su essa resi sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. Il seguito del provvedimento passa ora alla fase emendativa. Torniamo sull'iniziativa di ieri di Store Optimist Orange the World, raccolta anche a livello locale e con un'ampia collaborazione da parte del territorio contro la violenza di genere in occasione della giornata mondiale dedicata. Ieri vi abbiamo mostrato le suggestive immagini del VCO illuminato di arancione, oggi alcune voci raccolte durante la manifestazione. Abbiamo aderito con piacere all'iniziativa proposta dalle Store Optimist per la giornata contro la violenza sulle donne, contro qualsiasi tipo di violenza. Io come sindaco donna non potevo che accettare a cuore aperto questo momento e spero proprio che tutte le donne che soffrono in questo momento anche all'interno proprio delle mura domestiche possano trovare in loro la forza, sostenute da tutte le donne, di denunciare ciò che subiscono e di ribellarsi. Nel momento che stiamo vivendo, in cui molte questioni rischiano di andare in secondo piano, è bene ribadire l'impegno e la necessità che con i comportamenti le istituzioni si sentano vicine alle donne che subiscono situazioni di aggressione, di violenza, in modo da mettere in campo tutti i progetti per favorire sia l'occupazione femminile, sia la crescita di una consapevolezza che tuteli la pace nella nostra società e che faccia sì che le violenze non esistano più. Noi ci troviamo ogni giorno ad accogliere donne vittime di violenza che si rivolgono al DEA, ai pronto soccorsi e appunto ai vari sportelli dei centri antiviolenza, proprio per chiedere un aiuto e spesso anche perché oltre alla violenza psicologica c'è anche una violenza fisica che viene subita nell'ambito delle pareti domestiche. In questo anno abbiamo visto più di 100 donne che si sono rivolte all'ospedale e alle quali è stato offerto un percorso psicologico, di supporto psicologico e anche sociale. La violenza di genere purtroppo non la risolviamo solo con questa manifestazione, che però è importantissima perché cominciamo a trasmettere alle persone il problema, perché il problema deve essere risolto e il problema ci auguriamo e credo che va risolto proprio cominciando dai bambini piccoli, dalle scuole, cominciando a ritrasmettere quei valori alle persone piccole, ai bambini, di quelli che sono i veri rapporti umani. E sempre in occasione del 25 novembre, appuntamento web promosso da Ampi Verbania sulla propria pagina Facebook con una serie di video e testimonianze pubblicati anche su YouTube. Dicono dalla locale sezione Ampi: sentiamo forte la necessità di comunicare la solidarietà e la vicinanza a tutte coloro che hanno subito violenza per mano di vigliacchi criminali. Per la nostra associazione, custode e promotrice della memoria della resistenza, cui tantissime partigiane, combattenti e staffette hanno dato un prezioso contributo, le donne devono essere trattate con sostanziale rispetto della propria identità, dei propri desideri, delle proprie espressioni di volontà, della possibilità di una piena realizzazione sociale e culturale. In occasione del 25 novembre abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo diffondendo gli interventi di operatrici del settore, artiste e donne di cultura che hanno a cuore il problema. E vi riferiamo anche della posa di un'altra panchina rossa. Anche il comune di Cossogno ha voluto celebrare la giornata internazionale contro la violenza di genere inaugurando la sua panchina rossa. L'opera, sistemata nella piazzetta adiacente il municipio, è stata realizzata in collaborazione con il fabbro di Cossogno Pietro Marchionini.
E siamo allo spazio del giovedì con Donare per Crescere, in collaborazione con Fondazione Comunitaria VCO, contributi per 300.000 euro dalla Fondazione per 34 progetti sui bandi servizi alla persona, piccoli progetti ed educazione e formazione. Sentiamo il Presidente Maurizio De Paoli. Questo è stato un anno difficile, è un anno difficile per tutti a causa della pandemia, lo è stato e lo è anche per la Fondazione Comunitaria del Verbano e Cusio-Ossola, che ha dovuto, diciamo, nel corso degli ultimi mesi rivedere un po' i suoi progetti, i suoi programmi per cercare di dare una risposta alla crisi provocata appunto dall'emergenza Covid, sia la crisi sanitaria che la crisi sociale. Tuttavia siamo riusciti anche a portare a termine la nostra attività, diciamo, più tradizionale, quella dei bandi. Infatti nei giorni scorsi il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato contributi per circa 300.000 euro a sostegno di 34 progetti sui bandi servizio alla persona, educazione e formazione e piccoli progetti. In particolare vorrei citare i contributi che abbiamo dato nel bando più consistente, che era quello del servizio alla persona. Abbiamo deliberato un contributo di 57.000 euro a favore della RSA di Re per la realizzazione di un centro diurno integrato per gli anziani della Valle Vigezzo. Ricordo che il 40% degli abitanti della Valle Vigezzo ha più di 65 anni. Al CIS del Cusio invece è stato assegnato un contributo di 120.000 euro per la realizzazione del primo lotto funzionale della nuova sede del centro diurno per disabili, che verrà realizzato nei locali dell'ex asilo di Crusinallo messi a disposizione dal comune di Omegna. Infine abbiamo deliberato un contributo di 20.000 euro a favore del comune di Verbania e del centro ascolto Caritas di Pallanza per il finanziamento di alcuni tirocini lavorativi. Per il bando educazione e formazione abbiamo finanziato 11 progetti per un totale di circa 47.000 euro. Infine, nel bando piccoli progetti, che è riservato alle associazioni che hanno un bilancio inferiore ai 20.000 euro o ai comuni con una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, abbiamo approvato 19 progetti che vanno dalla creazione di un parco giochi al ripristino di un sentiero danneggiato dalla recente alluvione, il restauro di un affresco, la riqualificazione di una fontana storica, l'installazione di un impianto fotovoltaico in un rifugio del cane, insomma tanti piccoli progetti, proprio mini progetti, che però hanno questa caratteristica, vengono portati avanti da gruppi di volontari molto legati ai loro territori. Quindi sono abbastanza soddisfatto nonostante queste difficoltà, perché nonostante la pandemia siamo riusciti nel corso di questo 2020 a garantire i nostri consueti bandi e in particolare nel corso del 2020 abbiamo approvato in totale 66 progetti deliberando contributi per circa 480.000 euro solo sui bandi. Il Consiglio di Amministrazione ha poi anche approvato un nuovo bando, il bando Arte e Cultura 2021, e guardiamo al futuro, guardiamo al prossimo anno, sperando che finalmente ci si possa riprendere la nostra vita e anche la vita degli eventi culturali. Abbiamo approvato il bando Arte e Cultura, che dispone di un budget di 115.000 euro con due scadenze, il 26 febbraio per eventi e iniziative in programma fino a luglio del 2021 e l'11 giugno per eventi programmati tra agosto e dicembre del 2021. Ecco, devo anche dire che stiamo partecipando attivamente a una tavola, a una serie di incontri promossi dal prefetto del Verbano Cusio-Ossola, dottor Sidoti, per cercare di vedere come si possa dare un contributo per attivare dei progetti che siano in grado di affrontare l'emergenza occupazionale che si sta facendo sempre più evidente anche nel nostro territorio. Insomma, stiamo cercando, con tutti i limiti e le difficoltà di questo periodo, di lavorare sempre al servizio della nostra comunità. L'Auser Cuseo e Valle Strona anche in periodo di pandemia continua la propria attività a favore di chi ne ha necessità con un'importante opera di sanificazione dei mezzi che sono anche stati dotati di divisori in plexiglass per la sicurezza di volontari e utenti. La pandemia e il lockdown, compreso quello di questi mesi, non ha certo fermato l'attività dell'Auser, anche se ovviamente, come comprensibile, sono aumentate invece anche di molto le misure di sicurezza, compresa la sanificazione delle auto, che è un momento estremamente importante. Già dal mese di maggio del 2020 ci siamo attrezzati con misure di sanificazione delle macchine e di
contenimento anche della pandemia, nel senso che abbiamo attrezzato ogni macchina e ogni doblò con dei divisori in plexiglass. Questo aiuto si esprime attraverso appunto forme di accompagnamento ancora negli ospedali e per quello che riguarda le visite urgenti o non indifferibili e anche per la spesa e per i medicinali. A questo proposito faccio un appello proprio alle persone, perché nella seconda ondata di lockdown stiamo ricevendo poche richieste di spesa a casa e quindi probabilmente si fidano di più a uscire. Sarebbe anche opportuno che alcuni si appoggiassero maggiormente a questa opportunità che offriamo in concomitanza con il Comune di Omegna e con la Caritas e con la Prosenetute. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale. Per gli aggiornamenti vcoazzurratv.it e le nostre pagine social, grazie per essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento con i nostri programmi.